Salve a tutti, friends, al vostro Super Corrist Gamer. Tadan! Guardate cosa torna! WRC10, ragazzi, sì, perché già saremmo dovuti passare all'11, però purtroppo l'11 ancora esce, è stato rimandato, arriva diciamo inizio settimana prossima. E ci rifacciamo una provetta sul 10, dai. Proviamo questa Mitsubishi Lancer Evo 5, vettura gruppo A del 1900, diciamo 97-98 più o meno, quello è il periodo. Vettura che è riuscita, nonostante fosse appunto una gruppo A, quindi avesse delle limitazioni molto importanti in ambito sviluppo, è riuscita a battere nel campionato piloti per ben 4 anni consecutivi le WRC. Cioè 4 anni, solo nel 96 ha corso contro altre gruppo A. Dal 97 al 99 ha vinto il mondiale piloti con Tommy Macchina, nonostante gli altri fossero diventati tutti motorizzati e macchinarizzati WRC. Voi mi dite cosa cambia tra la gruppo A e la WRC? Cambia semplicemente che le WRC sono dei prototipi, hanno delle dimensioni di carrozzeria, delle caratteristiche completamente da vettura prototipo, perciò carrozzerie molto allargate, tecnologia superiore, mentre le gruppo A sono vetture che devono riprendere le dimensioni perfette di quelle stradali e possono essere elaborate di meno. Nonostante tutto, Mitsubishi, contro ogni previsione, è riuscita a dominare nel WRC con una vettura, ripeto, di gruppo A. Ed è stato fantastico. Nel 2000, pensate ancora voi, anche nel 2001 addirittura, nel 2001 ha rischiato di vincere l'ultimo mondiale con Tommy Macchina, anche l'ho persa solo all'ultima gara contro Richard Burns. Pensate quindi questa vettura quanto ha potuto fare. E allora ho detto, la dobbiamo provare pure qua. La proveremo in Estonia, sulla terra, torna il nostro T150. Volantino, vi dico la verità, ho fatto già un paio di prove, molto duro da guidare, porca miseria, ti fa cascare le braccia per terra, per dirvelo proprio, terra a terra. E quindi dobbiamo sperare che lo riesca a regolare bene, perché ragazzi, c'ho un Force, il T150, veramente mostruoso. Però sono convinto di poterlo fare, perciò la proviamo per vedere quali sono le caratteristiche principali di quest'auto, che, ripeto, è una vettura mitologica, ragazzi. Stiamo parlando di un mito di auto. È molto bella da vedere, era la più bella quando c'aveva la livrea Marlboro, è inutile spiegarlo, però anche così è molto bella, perché questa è la livrea classica Rally Art Mitsubishi degli anni 90. La proviamo, e chiaramente aspettando WRC 11 Generation, che sarà l'ultimo di questi qui, e quindi dei Nakon, vediamo, sperando, che dalle immagini sembra veramente un bel giocarello, quindi abbiamo tanta fiducia. Ragazzi, buttiamoci in prova speciale, come al solito l'invito però prima di partire è quello di iscrivervi a questo e al primo canale Supercorrist84, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorrist, offerte Amazon, dove ogni giorno metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi, c'è Fruit Lab, c'è Twitch. C'è il mio canale ufficiale Supercorrist84 di Telegram per le news in anteprime, sondaggi ghiotti con cui vi chiedo ogni volta cosa volete vedere sui miei canali. E quindi, friends, niente, dai, partiamo, andiamo a vedere un po' come va questa Mitsubishi gruppo A in Estonia. 2, 1, si parte. Sinistra 5, non tagliare, e destra 5, corta. Sinistra 4, corta, in destra 5, corta, 30. Su cima, sinistra 5, lunga. In destra 5 e sinistra 5 corta, in destra 5 corta, stringe. Occhio a non scivolare. Attenzione, sinistra 3 media, non tagliare. Sinistra 4 stringe, in destra 2. E destra 4, tieni, sinistra 4 chiude. In destra 3 corta e sinistra 6 su cima. In destra 5 chiude e sinistra 6, freno pesante 20, secca sinistra 80. Destra 6 media chiude, in sinistra 5 chiude 3 corta, stringe. In sinistra 5, in sinistra 2. In sinistra 3 e destra piena 80. Su cima, sinistra 5 corta, in destra 6 chiude 3 corta. In su cima, destra 3 e sinistra 4 corta, stringi. Destra 3 corta. E sinistra 3, in sinistra piena, stringe. In
In destra 5 molto lunga, chiude 4, in sinistra piena. Su cima, sinistra 4, stringi. Su cima, sinistra 3, stringe, in destra 3, chiude. In sinistra 5, su cima, in destra 5, 30. Freno pesante, secca destra, roccia interna, 30. Salta, in sinistra 4. Destra 3, tieni, sinistra 3, stringe. In sinistra 3, lunga. E destra 2, in sinistra 3. In sinistra 4, taglia. Destra 2, lunga, non tagliare, chiude, secca destra, balla interna, 120. Dossi, in sinistra 2, e destra 3. E sinistra 6, in destra 2. In sinistra 3, stringi, 30. Salta grande, e destra 5, corta. In sinistra 2, chiude, non tagliare. In destra 4, 50. Destra 5, e arrivo. Eccoci qua ragazzi, fantastica prova della nostra Mitsubishi Lancer Evo 5. Beh Vaglio, questa è una macchina mitologica, cioè quello che è riuscito a fare quest'auto nel mondiale rally in pochi sono riusciti, perché battere le WRC, quindi macchine prototipo come già detto, con una vettura pressoché dalle dimensioni standard stradali è incredibile, quindi è riuscito a fare qualcosa veramente eccezionale. E come c'è riuscita? Con un grandissimo pilota quale Tommy Mäkinen, che ha vinto 4 mondiali di seguito non a caso, e con una squadra comunque che lavorava al top. Come ha iniziato a inseguire gli altri facendo WRC sempre più competitive, si è andata ad affossare la Mitsubishi. Quindi la vettura si guida bene, chiaramente è una vettura gruppata degli anni 90, quindi i suoi 300 e qualcosa cavalli non è che faccia un'impressione come le WRC Plus o le Rally 1 di oggi. Però devo dire che è veramente fantastica da guidare. Mi ha fatto piacere riprovare il T150, molto duro da girare, devo dirvi la verità. Ma non vedo l'ora che adesso esca il nuovo WRC Generation, perché lo proveremo tanto bene. Arriverà anche il freno a mano, quindi sarà ancora più immersiva la prova. E appena arriva il TGT, ragazzi, iniziamo a giocare a rally anche col T300. WRC Generation che probabilmente proverò, più che altro farò un inizio di carriera, anche se dopo non la porteremo a termine perché non la seguirete. E poi faremo tutte prove particolari e delle vetture e delle varie prove speciali, in modo da provare a tenere sempre più alto l'interesse verso un gioco che, come vi ho già detto, il rally ho visto spesso, ve lo iniziate a seguire e dopo lo mollate. Invece queste prove qua così servono per tenere alta l'attenzione. Allora raga, vi do appuntamento al prossimo video, al vostro Supercorrista Gamer. Ciao agliù!